Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi di un corso in miracoli e quindi andare avanti con l'ottavo capitolo. Volevo iniziare questo capitolo con una definizione di un miracolo che dice che i miracoli sono strumenti di insegnamento per dimostrare che è tanto benedetto dare quanto il ricevere, aumentando la forza di colui che dà e contemporaneamente forniscono forza a colui che riceve. Allora, l'ottavo capitolo inizia parlandoci del viaggio di ritorno. Qui si parla del ritorno a casa, quindi bisogna capire che il corso ci dice l'indirizzo di programma di studi e quale insegnante seguire per tornare a casa, dal nostro creatore. Quindi inizia dicendoci che la conoscenza non è la motivazione per imparare questo corso, la pace lo è. Questo è il prerequisito per la conoscenza, solo perché coloro che sono in conflitto non sono in pace e la pace è la condizione della conoscenza, perché è la condizione del regno. La conoscenza potrà essere ripristinata solo quando ne soddisferai le condizioni. Le distrazioni dell'ego possono sembrare interferire con il tuo apprendimento, ma l'ego non ha alcun potere di disfarti a meno che tu non gli dia il potere di farlo. La voce dell'ego è un'allucinazione. Non puoi aspettarti che ti dica io non sono reale. Tuttavia non ti viene richiesto di dissipare le tue allucinazioni da solo. Ti viene semplicemente chiesto di valutare nei termini dei loro risultati per te, se non li vuoi sulla base del fatto che ti hanno fatto perdere la pace, esse saranno eliminate dalla tua mente per te. Ciò che hai appreso in passato deve averti insegnato le cose sbagliate semplicemente perché non ti ha reso felice. Solo su questa base il suo valore dovrebbe essere messo in dubbio. Se lo scopo dell'apprendimento è cambiare, e questo è sempre il suo scopo, sei soddisfatto dei cambiamenti che ciò che hai imparato ti ha portato? L'insoddisfazione nei confronti dei risultati dell'apprendimento è un segno dell'insuccesso dell'apprendimento, poiché significa che non hai ottenuto ciò che volevi. Il programma di studi dell'espiazione è l'opposto del programma di studi che hai stabilito tu per te stesso, ma anche il suo risultato lo è. Se il risultato del tuo programma di studi ti ha reso infelice e se ne vuoi uno diverso, è ovviamente necessario un cambiamento di programma di studi. C'è una spiegazione logica per scegliere. Solo un insegnante sa quello che è la realtà. Se lo scopo del programma di studi è imparare ad eliminare gli ostacoli a quella conoscenza, devi impararla da lui. L'ego non sa cosa stai cercando di insegnarti. Lui sta cercando di insegnarti ciò che sei senza sapere ciò che sei. È esperto solo in confusione. Non comprende nient'altro. Come insegnante, dunque, l'ego è totalmente confuso e confonde totalmente, naturalmente. E forse questo l'insegnante a quale un figlio di Dio dovrebbe rivolgersi per trovare se stesso? L'ego non ti ha mai dato nessuna risposta sensata. L'ego non può insegnarti niente fin tanto che la tua volontà è libera, perché tu non lo ascolterai. Non è la tua volontà
quello di essere imprigionato, perché la tua volontà è libera. Ecco perché l'ego è la negazione del libero arbitrio. Non è mai Dio che ti costringe, perché Egli non condivide la sua volontà con te. La sua voce insegna solo confortevolmente alla sua volontà. Ma questo non è la lezione dello Spirito Santo, perché questa lezione è ciò che sei. La lezione sta nel fatto che la tua volontà e quella di Dio non possono essere in disaccordo, poiché sono una cosa sola. Questa lezione disfa tutto ciò che l'ego cerca di insegnarti. Quindi non è solo l'indirizzo del programma di studi che non deve essere in conflitto, ma anche il contenuto. L'ego cerco di insegnare che ti vuoi opporre alla tua volontà, cioè alla volontà di Dio. Questa lezione è naturale, non può essere appresa, ed è il tentativo di impararla è una violazione della tua libertà, che ti fa avere paura della tua volontà, perché è libera. Lo Spirito Santo si oppone a qualsiasi imprigionamento della tua volontà di un figlio di Dio, poiché sa che la volontà del figlio di Dio è quella del Padre. Lo Spirito Santo ti conduce saldamente lungo il sentiero della libertà, insegnandoti come non tener conto o guardare oltre tutto ciò che ti trattiene. Abbiamo detto che lo Spirito Santo ti insegna la differenza tra dolore e gioia. Questo è come dire che Egli ti insegna la differenza tra prigionia e libertà. Tu non puoi fare questa distinzione senza di Lui, perché hai insegnato a te stesso che la prigionia è libertà. Come fai a distinguere dal momento che credi che sia la stessa cosa? Puoi forse chiedere alla parte della tua mente che ti ha insegnato a credere che sono la stessa cosa? Di insegnarti in che modo differiscono? L'insegnamento dello Spirito Santo assume solo un indirizzo ed è ad un solo obiettivo. Il suo indirizzo è la libertà e il suo obiettivo è Dio. Non può concepire Dio senza di te, perché non è la volontà di Dio essere senza di te. Quando avrai imparato che la volontà è quella di Dio, non potrai volere stare senza di Lui più di quanto Lui possa volere stare senza di te. Questa è la libertà e la gioia. E negarti ciò, negherai a Dio il suo amore, perché Egli ti ha creato per questo. La volontà di Dio è senza limiti e ogni potere e gloria risiedono in essa. La sua forza, il suo amore e la sua pace sono sconfinate. Non ha confini, perché la sua estensione è illimitata e abbraccia ogni cosa, perché ha creato ogni cosa. Creando ogni cosa, l'ha fatto parte di se stesso. Tu sei la volontà di Dio perché? Perché è così che sei stato creato. Siccome il tuo creatore crea solo come se stesso, tu sei come lui. Tu sei parte di colui che ogni potere e gloria, e pertanto sei illimitato come lui. A cos'altro, salvo che ad ogni potere e gloria, può appellarsi lo Spirito Santo per ripristinare il regno di Dio? Egli si appella quindi semplicemente a ciò che il regno è il suo riconoscimento. Quando riconosci ciò, porti automaticamente questo riconoscimento a tutti, poiché hai riconosciuto tutti. Attraverso il tuo riconoscimento risvegli in loro il loro, e attraverso loro il tuo viene esteso. Il risveglio si estende facilmente e felicemente per tutto il regno.
in risposta al richiamo di Dio. Questa è la risposta naturale di ogni figlio di Dio alla voce che parla per il suo creatore, perché è la voce che parla per le sue creazioni e per la sua stessa estensione. Ora questo capitolo continua con l'incontro santo e ci spiega che cos'è l'incontro santo, dicendoci che gloria a Dio nell'alto dei cieli e a te, perché Egli ha voluto così. Chiedi e ti sarà dato, perché ti è stato già dato. Chiedi la luce e impara che sei luce. Se vuoi comprensione e illuminazione, le imparerai, perché è la tua decisione di apprenderle, perché la tua decisione è quello di ascoltare l'insegnante che conosce la luce e quindi te la può insegnare. Non c'è limite al tuo apprendimento, perché non c'è limite alla tua mente, non c'è limite al tuo insegnamento, perché è lì, è stato creato per insegnare. Comprendendo perfettamente la sua funzione, egli la adempie perfettamente, perché questa è la sua gloria e la tua. Adempiere perfettamente la volontà di Dio è la sola gioia e pace che può essere pienamente conosciuta, perché è la sola funzione di cui si può fare pienamente esperienza. Quindi, quando questo verrà realizzato, non ci sarà nessun'altra esperienza, eppure il desiderio di altre esperienze ne bloccherà la realizzazione, perché la volontà di Dio non ti può essere imposta. Essendo un'esperienza di totale disponibilità, lo Spirito Santo sa come insegnarlo, ma tu no. Ecco perché tu hai bisogno di Lui, e perché Dio te lo ha dato. Solo il suo insegnamento libererà la tua volontà, unendolo al potere e alla gloria di Dio, stabilendole come tue. Tu le condividi allo stesso modo in cui li condivide Dio, perché questo è il risultato naturale del loro essere. La volontà del Padre e del Figlio sono una, grazie alla loro estensione. La loro estensione è il risultato del loro essere uno, poiché tiene insieme la loro unità mediante l'estensione della loro volontà congiunta. Questa è la creazione perfetta di chi è stato creato perfettamente in unione con il Creatore perfetto. Il Padre deve dare la paternità al Figlio, perché la sua stessa paternità deve essere estesa all'esterno. Tu, che sei parte di Dio, hai la santa funzione di estendere la sua paternità, non ponendovi limiti, perché permetti allo Spirito Santo di insegnarti come farlo, poiché puoi sapere cosa significa solo da Dio stesso. Quando incontri qualcuno, ricorda che è un incontro santo. Come vedrai lui, così vedrai te stesso. Come tratterai lui, così tratterai te stesso. Come penserai di lui, così penserai di te stesso. Non dimenticarlo mai, poiché in lui troverai o perderai te stesso. Ogni volta che due figli di Dio si incontrano, viene dato loro un'altra opportunità di salvezza. Non lasciare nessuno senza dargli la salvezza e riceverlo tu stesso. Ogni volta sei con qualcuno, hai un'altra opportunità di trovarlo. Il tuo potere e la tua gloria sono in lui, perché sono tue. L'ego cerca di trovare uno stesso, perché non sa dove trovare. Lo Spirito Santo ti insegna che se guardi solo te stesso, non puoi trovare te stesso, perché questo non è quello che sei.
Ogni volta che sei con un fratello, impari ciò che sei perché insegni ciò che sei. Egli risponderà con dolore o con gioia, a secondo di quale insegnante sta seguendo. Egli sarà imprigionato o liberato, a secondo della tua decisione, e la stessa cosa accadrà a te. Non dimenticare mai la tua responsabilità nei suoi confronti, perché è la stessa responsabilità che hai verso di te, verso te stesso. Dagli il suo posto nel regno e avrai il tuo. Il regno non può essere trovato da solo, e tu, che sei il regno, non puoi trovare te stesso da solo. Per raggiungere l'obiettivo del programma di studi, dunque, non puoi ascoltare l'ego. O rischi di far fallire il tuo stesso obiettivo. L'ego non lo sa, perché non sa niente, ma tu puoi saperlo e lo saprai se sarai disposto a guardare quello che l'ego vuol fare di te. Questa è la tua responsabilità, perché una volta che l'avrai realmente guardato, accetterai l'espiazione per te stesso. Quale altra scelta potresti mai fare? Avendo fatto questa scelta, comprenderai perché una volta credevi che quando incontravi qualcun altro, pensavi che egli fosse qualcun altro. Ed ogni incontro santo al quale prenderai pienamente parte ti insegnerà che non è così. Puoi incontrare solo parte di te stesso, perché tu sei parte di Dio, che è ogni cosa. Sei il suo potere e la sua gloria, perché e ovunque tu non puoi essere escluso da esse. L'ego insegna che la tua forza è in te solo. Lo Spirito Santo insegna che tutta la forza è in Dio e pertanto è in te. Dio vuole che nessuno soffra. Egli non vuole che qualcuno, te compreso, soffra per una decisione sbagliata. Ecco perché ti ha dato il mezzo per disfarle. Attraverso il suo potere e la sua gloria, tutte le tue decisioni sbagliate vengono completamente disfatte, liberando te e tuo fratello da ogni pensiero imprigionante posto in una parte qualsiasi della figliolanza. Le decisioni sbagliate non hanno nessun potere perché non sono vere. La prigionia che esse sembrano produrre non è più vera di quanto siano loro. Il potere e la gloria appartengono solo a Dio e anche tu. Dio da qualsiasi cosa gli appartiene, perché Egli dà se stesso e tutto gli appartiene. Dare te stesso è la funzione che Egli ti ha dato, e realizzarla perfettamente ti farà ricordare cosa hai di Lui, e tramite ciò ricorderai anche ciò che sei in Lui. Non puoi non avere il potere di fare ciò, perché questo è il tuo potere. La gloria è il dono di Dio per te, perché questo è ciò che Egli è. Vedi questa gloria ovunque per ricordare ciò che sei. Quindi, mi raccomando, dai te stesso. Il corso ci insegna a quale insegnante dare attenzione, seguire, e cioè se seguiamo lo Spirito Santo ci porterà a casa. Perché? Perché avendo il libero arbitrio, Dio non ci può imporre la sua volontà, perché la volontà di Dio è la nostra volontà. E comunque ci dice la differenza se seguendo gli insegnamenti dell'ego, cosa ci può portare, perciò è solo sofferenza. Allora, io mi fermerei qua e vi aspetto con il prossimo video, così andiamo avanti con questo capitolo che ci parla del dono della libertà. Quindi io mi fermo qui e vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscriversi al canale e di attivare la campanellina.
Grazie a tutti e una bellissima giornata a tutti voi. Ciao!